Da pochi minuti Andrea Righini è arrivato qui al centro Michelin e sta per cominciare la prima seduta di allenamento con l'Alessandria. C'è grande entusiasmo tra i tifosi, grande allegria per il tuo arrivo. Come vivi questa sensazione e questo stato d'animo da neo grigio? No, la vivo molto, molto bene, con tanto entusiasmo, perché era già una di due settimane abbondanti che non vedevo l'ora di approdare qui ad Alessandria, quando ho saputo che l'interesse del presidente e del direttore su di me non ho fatto altro che spingere per poter venire qui, quindi sono molto contento. 3 anni di contratto, quindi un pezzo di futuro davanti a te, importante. Come ti appresti quindi a vivere questa esperienza che durerà nel tempo? Quindi vuol dire anche che la società conta su di te per costruire un futuro di grande significato. No, certo, infatti questa è stata proprio una stima da parte della società che ho apprezzato molto, perché hanno puntato molto su di me, e adesso sono molto carico per ripagare la fiducia, e la fiducia va ripagata in campo con l'entusiasmo che ho, lo voglio portare in campo con i compagni e cercare di fare una bellissima stagione. Ecco, descriviti al volo come giocatore. Ma sono un attaccante che non dà mai punti di riferimento, ama attaccare gli spazi a profondità, e mi piace insomma anche dialogare con i compagni di reparto, e non sono una punta statica, insomma mi piace molto attaccare gli spazi. Abbiamo dato un'occhiata alle statistiche che ti riguardano, tu hai giocato contro tantissime squadre, però c'è un dato abbastanza interessante. Hai giocato 2 partite contro il Monza e hai fatto 2 gol. Mi pare che sia un biglietto da visita, direi, lusinghiero, no? No, ammetto che non me lo ricordavo nemmeno, guarda, però se questo è di buon auspicio, ben venga. Poche ore all'avvio della stagione, una stagione importante, c'è grande attesa, come dicevamo prima. Cosa ti senti di dire ai tifosi alessandrini, tutti i tifosi grigi che arriveranno per vedere la partita con il Gozzano? No, che spero che riempiano lo stadio, perché loro ci servono da spinta per raggiungere gli obiettivi, perché vogliamo fare una grandissima stagione. Quindi li aspettiamo tutti allo stadio e forza grigi!